Il folklore è stato il protagonista assoluto a Mistretta, con il 27° raduno internazionale dei gruppi folk. Un appuntamento che porta ad esibirsi nel centro nebrodeo gruppi ed associazioni folcloristiche provenienti dalla Sicilia, dall'Italia e dal mondo. Quest'anno sono stati ben 7 i gruppi a partecipare alla manifestazione, che si è aperta con il ballo dei giganti Midi e Cronos. Oltre ai padroni di casa del gruppo Folcamastra con i piccini e i grandi, il gruppo Marsala Antica, i figli dell'Etna di Catania, il gruppo Mata e Grifone di Messina, il Core di Enna e lo Janosik di Split, gruppo proveniente dalla Slovacchia. Portare avanti le tradizioni di Marsala, e penso anche per ogni gruppo, per la propria città, significa mantenere vive quello che siamo stati, perché noi siamo sempre quello che siamo stati. Lo spirito è sempre quello di divertirsi e di conoscere e far conoscere anche le nostre tradizioni, che è importante sempre rivalutare, sempre coltivare. Per me è un momento di aggregazione, di confronto, ma confronto vero, quello puro, quello che ti fa stare bene, ti confronti fra amici e quindi porti delle novità e cerchi di divertirti, perché solo divertendoti riesci a far divertire gli altri. Ovviamente, come tutti gli altri gruppi folclorici, portiamo i colori della nostra Sicilia, e quindi con balli e canti della tradizione siciliana, soprattutto della tradizione catanese, che possono essere canti della mietitura, canti della vendemmia, le leggende. È la prima volta che sono qui in Sicilia, quindi è stata un'esperienza molto bella per loro, e che Angelo, l'ospite, è stato fantastico. Sono molto felice, hanno passato una bella settimana e sono felici di essere qua. Ogni esibizione ha portato in scena canti, balli e costumi di un tempo, alla riscoperta delle radici e di quelle che erano le abitudini e le particolarità di una civiltà per lo più contadina. Ad organizzare l'evento il centro studi Amastra di Mistretta. È andata abbastanza bene, tirando le somme, è andata abbastanza bene. Certo, bisognava, magari abbiamo avuto qualche piccolo problema, quindi si è iniziato un po' in ritardo e quindi ci siamo un po' prolungati, ma io penso che in linea di massima è andato anche bene.